Prima della preghiera vorrei leggere un salmo, salmo 62 nella sua interezza, un salmo di Davide. L'anima mia trova riposo in Dio solo. Da lui viene la mia salvezza. Lui solo è la mia rocca e la mia salvezza, il mio alto rifugio. Io non sarò smosso. Fino a quando vi avventerete sopra un uomo e cercherete tutti insieme di abbatterlo come una parete che pende, come un muricciolo che cede? e sì, non pensano che a farlo cadere dalla sua altezza, prendono piacere nella menzogna, benedicono con la bocca, ma internamente maledicono. Anima mia riposa in Dio solo, poiché da Lui viene la mia speranza. Egli solo è la mia rocca e la mia salvezza. Egli è il mio alto rifugio. Io non sarò smosso. In Dio è la mia salvezza e la mia gloria. La mia forte rocca e il mio rifugio sono in Dio. Confida in Lui in ogni tempo, o oh popolo. Spandi il tuo cuore nel suo cospetto. Dio è il nostro rifugio. Gli uomini del volgo non sono che vanità, e i nobili non sono che menzogna. Messi sulla bilancia vanno su, tutti assieme sono più leggeri della vanità. Non confidate nell'oppressione e non mettete vane speranze nella rapina. Se le ricchezze abbondano, non vi mettete il cuore. Dio ha parlato una volta, due volte ho udito questo: che la potenza appartiene a Dio e a te pure, oh Signore, appartiene la misericordia perché tu renderai a ciascuno secondo le sue opere. Fin qui questa preziosa e santa parola di Dio. Vediamo che quest'uomo di Dio era caduto in molte afflizioni, ma aveva posto i suoi occhi e la sua speranza su Dio. E vediamo che era ancora in grado di incoraggiare gli altri a riporre la loro speranza in Dio. Dice qui al versetto 7, in Dio è la mia salvezza e la mia gloria, la mia forte rocca e il mio rifugio sono in Dio. Confida in Lui in ogni tempo, o oh popolo. Spandi il tuo cuore nel suo cospetto. Credo, cari, che questa sia probabilmente la cosa migliore che possiamo fare anche noi: riversare il nostro cuore davanti a Lui. Se riversiamo il nostro cuore davanti alle persone, queste potrebbero non capirci, ma il Signore ci comprende tutti e conosce i nostri cuori. E soltanto lui è in grado di aiutarci, salvarci e fortificarci. Per questo siamo ritornati a offrire al suo nome onore e lode e ad alzare gli occhi verso di lui. E qui Davide lo dice in modo meraviglioso, anima mia, riposa in Dio solo. Sì. Che sia così, che anche le nostre anime trovino pace, gioia e riposo solo nel Signore. Che Dio ci aiuti questa sera affinché possiamo davvero staccarci da tutto e mandare i nostri sensi e i nostri pensieri verso di Lui e vedere anche l'opera compiuta del Golgotha che lui è compiuto per noi. Lì c'è pace e c'è riposo per gli stanchi. E credo che tutti noi siamo stanchi nel corso di questo tempo. Ma Dio vuole ristorarci di nuovo anche stasera. Chiediamelo ed egli ce lo darà per grazia. Alziamoci in piedi per questo. Dio fedele, noi siamo il tuo popolo. Il gregge della tua mano, coloro che tu hai chiamato in questi giorni. Siamo qui davanti a te. Tu conosci i nostri cuori, conosci il mio cuore e tutti i nostri cuori. E Davide ha proclamato: L'anima mia trova riposo in Dio solo. Signore, tu conosci i nostri cuori quanto sono turbati da queste o quelle cose, ma fa che in quest'ora guardiamo a te, guardiamo a te affinché possiamo stare tranquilli e ricevere pace e ricevere salvezza e ricevere aiuto e salvezza, perché tutto questo viene solo da te. Nessun altro può darci questo. Come tu solo, oh Signore. Ed è per questo che guardiamo a te. Guardando a te, oh Dio, vogliamo, Signore, che le nostre anime siano tranquille, che ascoltino ciò che tu hai da dirci anche stasera. Mentre ascoltiamo la Tua parola, sappiamo che tu ci stai parlando e che hai buone intenzioni con noi e che saremo aiutati io e tutti noi. Dona grazia o oh Signore di parlare e la grazia di ascoltare. Benedici tutti noi che siamo venuti e anche tutti coloro che non possono essere qui stasera che tu ci benedica dalle ricchezze della tua grazia. Ti adoriamo e ti chiediamo Signore di avere pietà di noi di esserci vicino. Perdonaci, Signore, per le nostre mancanze. Perdona i nostri falli, Signore. Perdona le nostre trasgressioni. Perdona i nostri peccati, i nostri errori, le nostre infermità. Signore, tu ci conosci. Siamo solo umani, dimentichevoli e deboli. Signore, abbi pietà di noi anche in quest'ora serale e aiutaci. Siamo venuti insieme per offrire onore e lode al tuo nome e adorazione. Sii vicino a noi, Signore. Benedici anche il mio fratello che porta la tua parola, o oh Signore. Dagli molta grazia e forza dall'alto. Ne abbiamo bisogno. E benedici tutti coloro che sono in visita in mezzo a noi, Signore. Fa grazia. Ti chiediamo tutto questo nel nome di Gesù. Amen. Lode e ringraziamento siano al Signore per il grande privilegio di poter essere di nuovo qui per adorare e ringraziare il nostro Dio. Mentre ero seduto lì ho riflettuto su questo pensiero. Nessuno Può essere spinto nel regno di Dio, predicato in esso, pregato in esso, cantato in esso. Si deve nascere in esso. Si deve nascere in esso. E se poi si pensa al fatto che alcune persone. Soprattutto se provengono da famiglie di credenti, sono automaticamente credenti e questo a volte crea delle difficoltà. Ma poi ognuno può avere e sperimentare la propria ora con Dio. Ma è molto molto importante che ce ne rendiamo conto, che lo comprendiamo. Ognuno deve avere la propria esperienza personale con Dio. Non funziona senza di questo. Un profeta, gli apostoli, i parenti, i conoscenti, tutti possono aver avuto grandi esperienze con Dio. E questo può soltanto fortificare voi e me nella nostra fede, ma non può essere sufficiente per noi. Dobbiamo fare un'esperienza personale con Dio. E spero che non passerà molto tempo prima che anche gli ultimi abbiano la certezza della salvezza che abbiano davvero avuto un giorno e un'ora nella loro vita in cui hanno pregato fino in fondo, fino a quando non è arrivata in loro la certezza attraverso lo Spirito di Dio di essere stati graziati, di essere diventati figli di Dio attraverso la fede in Gesù Cristo, il nostro Signore. Per me sarebbe una grande delusione se le persone che hanno ascoltato la parola di Dio in modo chiaro e sincero anno dopo anno non fossero tra coloro che il Signore porterà a casa in quel giorno glorioso. Ecco perché dobbiamo sempre sforzarci di tenere a mente che non è la conoscenza, non è la dottrina a salvarci, ma la fede in Gesù Cristo nel suo sangue sparso per noi sulla croce del Golgotha. Perché è lì che lui ha fatto il nuovo patto con noi. Ho ricevuto una cartolina, cioè una lettera del fratello Nils, scritta su una cartolina che leggerò. Caro fratello Frank, ti ringrazio molto per la tua solidarietà e per la tua donazione di una corona di fiori. Uniti nell'amore eterno è la frase più bella che ho letto. L'amore di Dio va sempre oltre la morte. I cristiani si rivedranno di nuovo. Credo che tu capisca meglio molte cose perché hai attraversato le situazioni più difficili. Sicuramente questo ha parlato al suo cuore. È meraviglioso poter dire in verità che nulla è cambiato da parte nostra. Posso dirlo con una visione chiara, con un cuore sincero, con veridicità. E desideriamo sinceramente che tutti giungano alla conoscenza della verità. E poi. È scritto qui di fronte che l'amore di Dio non ci separi per l'eternità. Beh, questo è certo: l'amore di Dio non ha ancora separato nessuno. L'amore di Dio ha finora unito tutti e continua ad unire tutti, perché Dio ha tanto amato il mondo. Conosciamo tutti Giovanni capitolo 3 versetto 16. E quindi siamo grati che la nostra solidarietà abbia avuto qualcosa da dirgli nell'ora della prova. E certamente ha letto ciò che era scritto sui nastri delle tante corone di fiori. E questo gli ha parlato e ne siamo molto felici. A volte si trascura di fare qualcosa durante la vita, poi lo si recupera al funerale. Ma dovremmo stare attenti a fare davvero quello che possiamo fare durante la nostra vita per servirci l'un l'altro. E il fratello Branham dice è meglio avere un piccolo mazzo di fiori durante la vita che una grande corona di fiori dopo la morte. Sì, a volte troviamo difficoltà, ma dovremmo rimanere naturali. Sapete? Se i credenti non rimangono naturali, allora è una commedia. Le persone credenti dovrebbero rimanere naturali come sono, senza una maschera di pietà e senza clamore. Ora, quando penso al Salmo 62, mi vengono in mente... Cose molto spiacevoli. Versetto 4. Essi non pensano che a farlo cadere dalla sua altezza. Prendono piacere nella menzogna. Benedicono con la bocca, ma internamente maledicono. Ci sono giorni eclatanti, passi biblici, eventi che hanno lasciato il segno, che sono entrati nella pelle, se non addirittura penetrati nel midollo e nelle ossa. Ciò che mi tocca è che si sente una parola che è esattamente adatta a una situazione e che dovrebbe essere compresa come un avvertimento eppure non la si sente che viene letta eppure ancora non comprendi cosa Dio aveva da dire a te personalmente ma Dio va avanti, il tempo passa, nessun giorno torna indietro, nessuna occasione si ripresenta. Ecco perché vogliamo guardare avanti e con l'aiuto del Signore andare anche avanti. Non ci servirà a nulla guardare avanti se non saremo afferrati dalla grazia di Dio e non prenderemo a cuore ciò che Paolo scrive ai Filippesi o rivendica per sé, e dice dimenticando ciò che sta dietro e protendendoci verso ciò che sta davanti. Ma la lezione che devo imparare, che tutti noi dobbiamo imparare, è che Lasciamo che la parola di Dio, così come viene letta, ci parli e continuiamo a porci la domanda, Signore, cosa hai da dirmi attraverso questo? Allora presteremo attenzione, ci aspetteremo qualcosa e forse saremmo preparati ad affrontarlo e a sopportarlo ancora meglio. Ma con l'aiuto di Dio lo abbiamo sentito quando è stato nel fine settimana, il sabato o la domenica. Come diceva il profeta, anche quando le cose vanno male, gridiamo, si rialza con l'aiuto di Dio e poi va ancora avanti con il nostro Signore. I miei occhi sono già caduti sul Salmo 63, che il fratello Branham deve aver confuso nella sua mente con quel Salmo, in quel sermone che ha attribuito a Davide. Qui dice, oh Dio, tu sei il mio Dio, io ti cerco dall'alba. L'anima mia è assetata di te. La mia carne ti brama in una terra arida che langue senza acqua. Così ti ho contemplato nel santuario per vedere la tua forza e la tua gloria poiché la tua bontà vale più della vita le mie labbra ti loderanno così ti benedirò finché io viva e alzerò le mani invocando il tuo nome gli uomini di Dio come possiamo vedere dal Salmo 62, in questo caso Davide ne hanno passate tante, ma una cosa è rimasta a lui e rimane a voi e a me, che possiamo entrare nel santuario di Dio ed essere tranquilli. Prima lui ha esclamato più volte, l'anima mia... Trova riposo in Dio solo. Da lui viene la mia salvezza. Lui solo è la mia rocca e la mia salvezza. E così via. Poi lo ripete. L'anima mia trova riposo in Dio solo. Da lui viene la mia salvezza. Lui solo è la mia rocca e la mia salvezza. Confida in Lui in ogni tempo o oh popolo. Spandi il tuo cuore nel suo cospetto. Dio è il nostro rifugio. Queste sono tutte parole meravigliose. E la cosa bella è eh? che sono state scritte dallo Spirito di Dio per la nostra benedizione. È il nostro beneficio sulla base di una grande varietà di esperienze, affinché anche noi possiamo trovare la nostra via verso Dio in ogni situazione della nostra vita. L'anima mia trova riposo in Dio solo, oh Dio, tu sei il mio Dio. Ci sono così tante persone, addirittura milioni di persone che dicono c'è un Dio. È vero? Questo è vero. Ma è beato chi può dire, oh Dio, tu sei il mio Dio. Non solo un Dio, ma personalmente tu sei il mio Dio. Tu sei il mio salvatore, tu sei il mio rifugio, tu sei la mia salvezza, tu sei la mia difesa. In te trova riposo l'anima mia. L'anima mia è assetata di te, la mia carne ti brama in una terra arida che langue senza acqua. Chiunque abbia visto la terra inaridita dal calore del sole, che tipo di crepe appaiono? L'ho visto qualche volta in Africa, specialmente una volta quando ho dovuto marciare a lungo a piedi attraverso i campi di caffè. Che crepe ci sono? E come sarà? Quando la pioggia scenderà e tutto sarà di nuovo livellato, tutto sarà di nuovo fertilizzato, tutto sarà di nuovo livellato e la gente potrà coltivare la terra. E la cosa bella qui è, e ti ho cercato nel santuario, non ovunque ma nel santuario. L'ha cercato nel luogo in cui parlava con Dio. Noi dobbiamo fare lo stesso. Se le cose vanno male in altro modo, quando ci riuniamo qui alla presenza di Dio, allora lo cerchiamo. E ora c'è qualcosa che mi ricorda il sermone di oggi, che abbiamo tradotto fino alla fine per vedere la tua forza e la tua gloria. Il fratello Branham disse vedo lo Spirito Santo qui nella sala, ora è vicino alla parete, si avvicina a questa e a quella persona, avanza qui e torna indietro. Una persona deve immaginare questo: che Dio, e il Signore, in questo caso, viene visibilmente in un'assemblea e si libra avanti e indietro nella nuvola soprannaturale, in questa luce nella nuvola di gloria, nell'assemblea. E il popolo riceve la benedizione di Dio e sperimenta il Signore. Non è qualcosa di grande? Non era difficile per un uomo del genere dire Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Non era difficile per lui dire che Dio mantiene la sua parola. Dove due o tre sono riuniti nel suo nome, lì il Signore è in mezzo a loro. Non solo come promessa, ma come promessa adempiuta, come realtà. E questo mi ha toccato di nuovo, perché anche noi siamo alla ricerca di una visitazione di Dio. Non che ne parliamo soltanto, ma tutti voi sapete che in questi anni benedetti, e io lo credo, io lo credo, la gloria soprannaturale di Dio è stata qui in mezzo a noi molte volte. E che ora è solo il nostro sconforto o la situazione in cui ci troviamo a trascinarci sempre più giù. O io in particolare, non voi ma io. A trascinarmi sempre più giù attraverso ogni tipo di circostanza. Ed è quasi insopportabile, perché sappiamo che il Signore è veramente lo stesso e che rimane fedele alla Sua parola, senza se e senza ma, ma con un sì e un amen. Non con un se e un ma, ma con un sì e un amen. È così che stanno le cose e se lo crediamo dal profondo del cuore ci contiamo accadrà. Egli dice così ti loderò finché io viva e alzerò le mani invocando il tuo nome. Ora vorrei leggere un altro brano brevemente da Geremia capitolo 29. Geremia capitolo 29 dal versetto 4. Così parla il Signore degli eserciti, l'Iddio di Israele, a tutti i deportati che gli ha fatto condurre da Gerusalemme a Babilonia. Costruite delle case e abitatele, piantate dei giardini e mangiate nel frutto, prendete delle mogli e generate figli e figlie, prendete delle mogli per i vostri figli, date marito alle vostre figlie perché facciano figli e figlie, moltiplicate laddove siete e non diminuite, cercate il bene della città, dove io vi ho fatti deportare e pregate il Signore per essa, poiché dal bene di essa dipende il vostro bene. Ma ora viene il testo vero e proprio, poiché Così dice il Signore degli eserciti, l'Iddio di Israele. I vostri profeti, che sono in mezzo a voi, e i vostri indovini, non vi ingannino e non date retta ai sogni che fate, poiché quelli vi profetizzano falsamente nel mio nome. Io non li ho mandati, dice il Signore, poiché così parla il Signore: quando settant'anni saranno compiuti per Babilonia, io vi visiterò e manderò a effetto per voi la mia buona parola, facendovi tornare in questo luogo. Infatti io so i pensieri che medito per voi, dice il Signore. Pensieri di pace e non di male. Per darvi un avvenire e una speranza. Voi mi invocherete, verrete a pregarmi e io vi esaudirò. Voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. Io mi lascerò trovare da voi, dice il Signore, e vi farò tornare dalla vostra prigionia. Vi raccoglierò da tutte le nazioni e da tutti i luoghi dove vi ho scacciati dice il Signore, e vi ricondurrò nel luogo da cui vi ho fatti deportare. La lezione di questa parola è che Dio ha fissato un tempo specifico per ogni cosa. E se Dio ha detto qualcosa nella Sua parola, Lui la manterrà per il tempo specifico in cui deve accadere. Poi, quando arriva il tempo, devono invocare il nome del Signore. Allora Egli li ascolterà, li riporterà indietro li ripianterà, farà cambiare il loro destino, perché lui ha pensieri di salvezza e pensieri di pace e non di calamità e discordia. Ma anche allora c'erano persone che creavano malumori tra il popolo di Dio e dicevano loro cose come sembrava nel nome del Signore senza che lui parlasse. Così il Signore Dio annunciò e profetizzò attraverso il suo profeta che il popolo doveva prepararsi a rimanere lì per questo periodo di tempo. E vediamo che il consiglio di Dio è sempre giusto. Tutti i profeti Avrebbero potuto digiunare e pregare e Dio non avrebbe ascoltato affatto perché sarebbe stato contro la sua volontà. Nessuno dovrebbe pregare contro la volontà di Dio perché questo non fa altro che rendere la voce rauca e far perdere tempo. Dobbiamo pregare secondo la volontà di Dio. Prima di pregare secondo la volontà di Dio dobbiamo eliminare tutte le altre voci e ascoltare la vera voce di Dio che ci ha parlato in modo vincolante, per poi comprendere e rispondere a ciò che il Signore ci ha detto. Questo testo mi ha parlato. Quante atmosfere e stati d'animo? Sono stati creati nel corso degli anni e sono stati annunciati i più grandi risvegli. E cosa è successo? Troverà egli la fede? Fede, come dice la scrittura, fede in lui, fede nella sua parola. Troverà egli persone che gli hanno creduto dal profondo del cuore quando egli si rivelerà? Per fare questo dobbiamo comprendere il modo in cui il piano di Dio si sta svolgendo in questo tempo. E ci rendiamo conto che il Signore sta percorrendo con noi un sentiero stretto. Non possiamo fare ciò che vogliamo, ma abbiamo un solo desiderio nel cuore, fare la volontà di Dio. Tutto il resto non durerà comunque. Ma allora, quando il popolo di Israele fu condotto via, erano tutti sconfortati. Gli uni incolpavano gli altri, c'era discordia tra loro, tutto era sottosopra. Non si trovavano in una buona situazione. I profeti approfittarono di questa situazione e parlarono sempre con forza, promettendo e profetizzando loro cose come abbiamo letto qui. Poi Dio intervenne. Non poteva permettere che in tutto questo popolo si risvegliassero false speranze che non si sarebbero mai realizzate. E mandò il suo profeta a dare al suo popolo l'istruzione. Passeranno 70 anni completi. E cosa dobbiamo leggere nel profeta Daniele capitolo 9? Qui dice che quest'uomo lesse il profeta Geremia per sapere quanto tempo ci sarebbe voluto e quale sarebbe stato il tempo in cui tutte queste cose sarebbero accadute. In Daniele capitolo 9. Si legge a partire dal versetto 2, il primo anno del suo regno, io, Daniele, meditando sui libri, vidi che il numero degli anni di cui il Signore aveva parlato al profeta Geremia, durante i quali Gerusalemme doveva essere in rovina, era di 70 anni. Volsi la mia faccia verso il Signore e Dio per dispormi alla preghiera e alle suppliche, con digiuno, con il sacco e con la cenere. Che cos'è stato? Ogni profeta ha sempre seguito ciò che i profeti di Dio hanno detto, parlato e profetizzato prima nel nome del Signore. Ha investigato le sacre scritture. Non era soddisfatto di ciò che lui stesso o altri insegnavano o dicevano. Voleva la certezza di ciò che Dio stava facendo con il suo popolo. Non è meraviglioso sapere che Dio ha mandato in questi giorni un vero profeta che ha investigato le scritture e lo Spirito di Dio è stato in grado di rivelargli? Quali profezie si stavano adempiendo in questi giorni? Abbiamo sottolineato più volte che non si tratta del protagonismo di una persona, ma quando Dio fa qualcosa sarebbe sciocco passarvi accanto e sarebbe sciocco non ascoltarlo. Perché un uomo mandato da Dio proferisce le parole di Dio al popolo di Dio. E abbiamo detto abbastanza spesso che l'ultimo messaggio autorevole di Dio è che il Signore ha fatto una correzione generale e che dobbiamo seguire la Bibbia in tutto. Ma sappiamo qual è la situazione. Tutti noi abbiamo letto la Bibbia e non solo noi, ma molti altri l'hanno letta diligentemente senza che ci fosse il tempo per rivelare tutte le cose che erano destinate all'ultima generazione. Ma ora, poiché siamo la generazione o viviamo nella generazione per la quale sono state date certe profezie, dobbiamo aspettarci che si adempiano perché erano destinate per questo tempo. Daniele investigò le scritture e lesse la parola del Signore che era stata data al profeta Geremia. Che meraviglia! Il profeta non ha tirato fuori le rivelazioni dalla manica, ha letto le scritture si è orientato sulla parola di Dio e lo Spirito di Dio ci condurrà sempre nella parola di Dio. Non c'è altro modo. Qualsiasi spirito che conduce intorno alla parola e fuori dalla parola non è lo Spirito di Dio. Dopo aver fatto questa esperienza, Egli fu toccato profondamente e fu spinto a pregare. E poi dice in modo così toccante, volsi la mia faccia verso il Signore e Dio per dispormi alla preghiera e alle suppliche con digiuno, con il sacco e con la cenere. Che cos'era? Lui riconobbe dalle scritture che questo era ciò che Dio aveva detto. Quanti anni erano passati? Credo che a quel punto fossero passati 68 anni, se ricordo bene. E ora era giunto il tempo. Prima che Dio si preparasse, a riportare indietro il suo popolo, aveva un uomo che sapeva investigare, che era guidato dallo Spirito di Dio, che leggeva la parola giusta al momento giusto e veniva istruito nel modo giusto e introdotto a ciò che Dio stava per fare. I grandi uomini di Dio che il fratello Branham cita di tanto in tanto, non leggevano forse le stesse scritture che lui e noi tutti leggiamo? Avevano una Bibbia diversa? No, certamente no. Gli stessi versetti, gli stessi capitoli ovunque. Sono ancora gli stessi oggi. Ma non si illuminava, non parlava loro. Non era una rivelazione perché i tempi non erano maturi. Ora i tempi sono arrivati e noi ne siamo grati. Chi siamo noi che Dio ci ha dato tanta grazia di vivere in questa generazione più importante di tutta la storia dell'umanità? Chi siamo noi che Dio ci ha graziato in modo tale che non abbiamo bisogno di ascoltare le tante voci che parlano dal cuore di propria iniziativa, anche se prendono il nome del Signore in bocca. ma che abbiamo avuto il privilegio di discernere e ascoltare, di soppesare chi ha effettivamente parlato nel nome del Signore per incarico di Dio. Cari, per me questo è più importante di qualsiasi altra cosa. A cosa mi servono 400 persone se dicono tutte la stessa cosa quando non è vera? Allora preferisco avere colui che ha parlato nel nome del Signore in accordo con ciò che Elia aveva detto allora, come aveva profetizzato anche il profeta Michea. E lui fu così audace e coraggioso quando accabbe chiamo gli altri mettetelo in prigione e quando tornerò mi prenderò cura di lui sappiamo tutti come si prese cura di lui alla maniera di Acab ma a quest'uomo di Dio non importava nulla era sotto la guida e l'ispirazione dello Spirito Santo. Egli gridò al Re, se tu torni indietro, il Signore Dio non ha parlato per mezzo mio. Non è una cosa potente? L'avreste fatto voi? Le nostre ginocchia avrebbero tremato. No. Mi rallegro per tutti gli uomini di Dio, per tutti gli uomini di Dio compreso Daniele, e per i tre uomini che dissero: Vogliamo che sappi questo, anche se il nostro Dio non viene in nostro aiuto, quello che hai eretto qui non è il nostro Dio, è un idolo, e noi non ci inchineremo adesso. Si può immaginare che la situazione si sia surriscaldata, ma poi la fornace è stata resa sette volte più calda. E anche questo non è servito. Il Signore Dio è al fianco di coloro che nell'ora della prova sono rimasti fermi quando hanno dovuto superare la prova per rendergli testimonianza. E non sarà diverso per tutti noi. Dio è al fianco di chi è al suo fianco. Ma quando? Nell'ora della prova. Quando tutto va in modo glorioso e gioioso possiamo cantare con tutta la folla, suonare, allora tutto va bene. Ma quando all'improvviso dice, anche tu sei stato con quell'uomo. Ed egli dice, oh mio Dio, non io, non lo conosco nemmeno. Oh Pietro. Il suo povero cuore cominciò a battere forte e pensò, mio Dio, quale sarà il prossimo, vero? E poi non era ancora finita, arriva di nuovo qualcuno, aspetta un attimo, la tua lingua ti tradisce, tu sei di Gallea, anche tu eri con quell'uomo. E lui, smettila, non lo conosco affatto. Oh Pietro! Ma ci rendiamo conto di ciò che gli mancava, la potenza, la potenza di Dio. Il Golgota non aveva ancora avuto luogo, il sangue non era ancora stato sparso, non c'era ancora la redenzione, la salvezza, il rinnovamento. Era il vecchio Pietro con molte idee nuove e buone. Ma per il vecchio Pietro non era ancora possibile una nuova nascita. Il Salvatore fu così amorevole da dire, Pietro, quando ti sarai convertito, fortifica i tuoi fratelli. Così lui seguì il Signore, non ancora convertito, e poi andò un po' avanti e indietro. Ma cosa accadde in seguito? Dopo pianse amaramente. Vide ciò che accadde sul Golgotha. Per lui era finita, per sempre, per sempre. Come si sarà sentito il nostro fratello Pietro? Come se la sarà cavata? Come si sarà sentito? E poi questo amore con cui è stato inondato dal suo Signore che lui aveva rinnegato. Quando il gallo cantò, tutto era, beh, non troppo tardi. L'ora era scoccata. Quanto è fedele il nostro Dio? Lui non abbandona chi lo confessa, anche se non reagisce come dovrebbe nelle ore della prova. Dio ha tenuto conto di tutto. E noi possiamo contare sul Signore e sulla sua grazia al 100%. E il nostro Dio e Signore lo ripagò così generosamente e gli diede tutto. Sempre fedele a Gesù, come dice un cantico. Infatti io so i pensieri che medito per voi, dice il Signore pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza. Voi mi invocherete. Sì. Quando sarà giunto il tempo, quando scoccherà l'ora di Dio, allora mi invocherete e io vi risponderò. E quando mi pregherete, io vi ascolterò. L'ora è giunta. La nostra ora è l'ora di Dio. E l'ora di Dio è la nostra ora. Questo è il giorno della salvezza che Dio ha fatto per noi. La conclusione del tempo della grazia per la chiesa dinfra le nazioni. Voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. Io mi lascerò trovare da voi, dice il Signore. Sì, questo era il così, dice il Signore, ma era a tempo. Non si trattava solo di qualcosa di detto, ma di una chiara proclamazione secondo il piano di Dio. La promessa che Dio aveva fatto trovava il suo compimento al momento stabilito. E poi si poteva pregare. Dio ascoltava, chiamava e rispondeva. La grazia e la salvezza erano lì. Voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. Io mi lascerò trovare da voi, dice il Signore, e vi farò tornare dalla vostra prigionia. Vi raccoglierò da tutte le nazioni e da tutti i luoghi dove vi ho scacciati, dice il Signore, e vi ricondurrò nel luogo da cui vi ho fatti deportare, nel luogo in cui la Chiesa si trovava all'inizio, sul santissimo fondamento della fede, sul fondamento degli apostoli e dei profeti. Lì lei deve ritornare, lei ritornerà lì. E il Signore Dio ha promesso che nel momento in cui capovolgerà la sorte del suo popolo e il tempo sarà compiuto e la misura sarà piena, capovolgerà tutto, ci ascolterà e ci darà la grazia. Questo tempo è il nostro tempo, e questo tempo è adesso, e il vostro e il mio tempo. Il nostro tempo. Il Signore ha mandato il suo servo e profeta. Ci ha fatto conoscere il suo piano di salvezza. E quella era l'ora di quel tempo. E questa è l'ora di Dio oggi. L'ora di Dio non era dopo dieci o vent'anni, l'ora di Dio era quando il tempo era compiuto. E così è ai nostri giorni. Che Dio ci dia la grazia di essere saldi nella fede. E come ha detto Davide, di entrare nel santuario di Dio, guardare verso di Lui, alzare le nostre mani verso di Lui, riversare i nostri cuori davanti a Lui. In Lui la nostra anima si riposa, molto ferma, diventa tranquilla in Dio. Stai tranquilla, anima mia, in Dio. E poi? Sarà lo stesso per noi che verremo a riposare in Dio e diremo, Signore, la tua parola è giunta a noi. L'abbiamo sentita dalla bocca del tuo servo e profeta. Non ascoltiamo più nessuno. Tu ci hai parlato. Tutto il resto ci rimbalza addosso. Il seme cade nel cuore e si chiude. Non riceve più nulla. Così non c'è più mescolanza. Ma il puro seme divino viene seminato e può poi essere portato come raccolto all'ode della gloriosa grazia del nostro Dio. Amen. Alziamoci in piedi e preghiamo. Dio fedele, ti ringraziamo con tutto il cuore per la tua preziosa e santa parola che ci tieni sempre davanti anche in quest'ora serale. Ti ringraziamo per la parola profetica, per i meravigliosi e stupendi pensieri benedetti che abbiamo ascoltato e per tutto ciò che ci è concesso di percepire per grazia. Tu hai parlato in ogni tempo. Signore, gli uomini di Dio hanno guardato indietro a ciò che tu hai detto, anche se ci sono stati profeti potenti, oh Dio, ti diamo la gloria. Ma vogliamo anche guardare, Signore, a ciò che tu hai detto. Vogliamo lasciarci alle spalle tutto il resto, Signore, e vedere soltanto ciò che tu vuoi che vediamo. Adorazione e gloria al tuo nome. Amen.